The New Stories. La tua informazione libera. Nel marzo del 2020 ho subito un intervento chirurgico durante il quale mi è stata rimossa metà del polmone. In quel periodo mi trovavo in solitudine, non desideravo compagnia e mi sono chiuso in me stesso, forse cercando di assumere un atteggiamento eroico. Con queste parole, Valerio Scanu ha raccontato, un anno fa, la sua battaglia con la malattia, rivelando di aver nascosto la verità persino ai suoi genitori pur di proteggerli. Oggi, con il passare del tempo, il cantante ha spiegato il motivo per cui ha mantenuto il silenzio riguardo al tumore che lo ha colpito. Qualche anno fa mi sono ritrovato personalmente in una situazione simile, ancor prima di quanto accadesse a mio padre, ha spiegato Valerio Scanu a Storie Italiane. In un certo momento sono stato sottoposto a un intervento chirurgico al polmone a causa di un tumore. Ho scelto di gestire tutto in privato, inizialmente perché la pandemia era appena iniziata e i familiari non potevano essere presenti né darmi supporto, e inoltre ho voluto proteggere la mia famiglia. Immagina se qualcuno venisse a conoscenza della situazione e lo divulgherebbe sui giornali, potrebbe scatenare un putiferio. Il cantante ha continuato, non è stato un problema per me, ma ho deciso di condividere la mia esperienza solo dopo diversi anni, quando tutto era ormai alle spalle. Non sentivo il bisogno di farlo immediatamente poiché la mia famiglia era lontana, non eravamo certi di cosa affrontare e come farlo. Quindi ho preferito mantenere la mia malattia per me stesso. Successivamente, Valerio Scanu ha confessato di aver temuto anche la reazione del pubblico. Non sai mai come il pubblico reagirà, ha aggiunto. Magari qualcuno condivide la propria esperienza per necessità, ma il pubblico può interpretarlo come un tentativo di autopietismo. Perciò ho scelto di tacere. Sono stato operato da solo. In generale, il pubblico ha le sue opinioni. Quando vivi una situazione del genere in prima persona, è difficile. Anche se su 100 commenti ce n'è solo uno negativo, può ferirti profondamente, quindi ho preferito tacere. Almeno in questo modo ho scelto di affrontare la situazione. Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.